Rapporto senza preservativo uguale pericolo. So che questo video potrebbe causarti molta preoccupazione e molta paura, ma mi vedo costretto a fare questo video, essendo un informatore HIV/AIDS, per fare chiarezza, perché ci sono moltissime persone che quando vanno con una prostituta, per l'appunto, non fanno usare il preservativo, nel senso che non se lo mettono e ciò è sbagliatissimo. Perché? In primis per una questione igienica, o meglio, in primis per una questione di salute, in secondis per una questione igienica e come terza ipotesi, in terza battuta, per una questione di appunto addirittura far rimanere incinta una donna. Vi spiegherò di ognuna di tutte e tre le categorie menzionate poc'anzi, però facendo una, come dire, una spiegazione completa della prima. La prima per quanto riguarda la salute, perché la salute è fondamentale, deve essere garantita e questa salute purtroppo non viene garantita nel momento in cui si va a fare un rapporto sessuale a pelle e quindi un pene che penetra una vagina. Infatti le malattie ce ne sono tantissime, tra cui cresse di gallo, quindi papilloma, poi abbiamo l'HIV, l'HCV, l'HBV e tantissime altre malattie. Usando il preservativo, queste malattie, moltissime, non vengono a essere trasmesse. Quindi usate sempre il preservativo. Per quanto riguarda invece la situazione del lato igienico, perché in questo modo un pene, vi ricordo, ma anche una vagina, eventualmente possono avere un cattivo odore e quindi è meglio coprire il pene che appunto va a penetrare, perché in questo modo non si sentono gli eventuali cattivi odori. E la terza ragione, per un fatto di gravidanza, per non avere eventuali gravidanze. Infatti vi ricordo che nel momento in cui l'uomo va a penetrare la donna e la donna va ad essere penetrata nei giorni in cui è feconda, la donna potrebbe, non è detto, non è sicuro, ma potrebbe eventualmente rimanere incinta. Quindi è fondamentale che il preservativo venga utilizzato. Preservativo sempre, 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 ripeto. Soprattutto nei rapporti sessuali che avete con persone di cui non conoscete lo stato sierologico, che possono essere per esempio le prostitute. Quindi sempre, mi raccomando, la leggenda metropolitana che vuole che solo l'uomo attacchi le malattie alla donna è sbagliata. Anche la donna, attraverso le sue secrezioni vaginali, può per l'appunto trasmettere eventuali virus e o eventuali batteri. Quindi fate molta attenzione. Nel prossimo video invece, che si intitola Rapporto con preservativo uguale bene, uguale protezione, vi spiegherò invece perché appunto si fa bene a usare il profilattico. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, chi vi parla, quindi io me medesimo non sono un infettivologo né un virologo, però ho studiato molto bene il virus dell'HIV e tutti gli altri.